Allora, salve da Italia Azzurro 4, Victor Crack Sierra. Dunque, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega, ci mancherebbe. Allora, questo doveva essere un video personale per Italia Uniform 1, Quebec Eco Alfa. Ho detto, lo rendo pubblico e a chi fosse interessato al progetto che vado a descrivere, mi manda una mail e io invio i file con tutti i dati per la realizzazione. Allora, dicevo, Giovanni, Italia Uniform 1, Quebec Eco Alfa, mi chiedevo un'antenna, una Moxon, facilmente trasportabile nello zaino per attività in banda 2 metri, attività portatile SOTA in banda 2 metri e quindi un'antennina veramente piccola. Ne avevo già fatto un modello, ma aveva una dimensione massima pari a circa 80 centimetri, che posizionare in uno zaino diventa un po' un problema. E allora ho realizzato questa. Adesso vediamo il montaggio. Allora, ok. Speriamo si capisca qualcosa. Dunque, questi sono gli elementi metallici su profilato d'alluminio. 20 mm di altezza per 2 mm di spessore. Ok. Questo è l'elemento centrale, personalizzato con il nominativo. Qui ho previsto l'inserimento di un VNC. Non è assolutamente indispensabile, si può fare anche il cavo passante. Poi le varie minuterie che mi servono per il montaggio. I due elementi isolatore distanziale fra emettitore e riflettore. Un piccolo profilato d'alluminio per il collegamento del riflettore e il supporto per cambiare la polarizzazione. Ho detto cambiare la polarizzazione perché sugli elementi, sugli isolatori fra emettitore e riflettore, abbiamo un piccolo scasso qui. Questo serve per il montaggio dell'antenna in polarizzazione verticale. Sono previste due piccole asole su cui si potrà far passare una fascetta per bloccare l'antenna su un palo, che so, una canna da pesca. Considerate che in banda 2 metri, già a un'altezza di 2 metri e mezzo siamo perfettamente efficienti, poi soprattutto in vetta a una montagna. Dunque, veniamo al montaggio che è rapidissimo e semplicissimo. Antenna montata in meno di un paio di minuti. Ora, l'antenna può essere utilizzata in polarizzazione orizzontale utilizzando quest'ulteriore componente che viene infilato qui sul supporto centrale
E su cavalletto fotografico con le tipiche pinze di blocco per action cam o telefono cellulare, l'antenna lavora in polarizzazione orizzontale. Invece in polarizzazione verticale, come ho detto prima, qui abbiamo le due asole, fascetta sottile molto lunga, tanto il carico è modesto, e poi fissata a una canna da pesca. Ok, spero che il video sia utile per chi fosse interessato ad operare in banda 2 metri in attività portatile. Mi mandate una mail e io invio i file di stampa. Non li metto direttamente perché è sempre in variante d'opera. Perché ad esempio in questo modello ho messo lo scasso per la sede del dado M4 per avere una resistenza maggiore al fissaggio degli elementi. Poi io seguo sempre i consigli dell'ingegner Kowalski, ci mancherebbe. Antenna molto leggera, occupa poco posto nello zaino, rapidissimo il montaggio, 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega. Ciao!